ecovillaggio, un parco, qualcosa di attrezzato, figo. Costruirei una casa. Con un quintale di legna farei una piccola barca in legno. Farei le pizze per il mio forno a legna, anzi se è di quercia la pizza viene gustosa e fantastica. Ho tre figli, farei i giochi per i bambini. Dopo che la tempesta ha abbattuto milioni e milioni di alberi sulle Dolomiti, noi abbiamo avuto un'idea. Questa idea si chiama Vaia. Noi andiamo a recuperare questi alberi caduti, riutilizzando il legno in un modo innovativo, ridando a questo legno, a questa foresta, una nuova vita. Il nostro obiettivo è recuperare questa materia prima, che altrimenti andrebbe sprecata, e utilizzarla per creare oggetti unici. Ma non finisce qui. Per ogni Vaia Cup venduto, andiamo a ripiantare un nuovo albero sulle Dolomiti, nelle zone colpite dalla tempesta. L'oggetto che abbiamo creato per raccontare la storia delle Dolomiti nasce da una metafora, perché volevamo amplificare la storia di queste foreste ferite. È qui che nasce Vaia Cube, un amplificatore passivo dove, inserendo il nostro smartphone, possiamo amplificare il suono della nostra musica. Ognuno è diverso ed irripetibile, come ognuno di noi, perché i nostri artigiani, con la loro ascia, incidono un taglio che rappresenta la ferita della foresta. Noi scegliamo dove fare il taglio, ma saranno poi le venature del legno a creare una linea unica e straordinaria. Da quando siamo nati, Vaia ha creato una comunità di persone straordinaria, persone che hanno messo al centro la sostenibilità, l'economia circolare, persone che sanno che se ognuno di noi fa un pezzettino riusciamo a cambiare il mondo in meglio. Sostenibilità non significa solamente prendersi cura dell'ambiente, ma significa anche mettere al centro le comunità e le persone. È per questo che Vaia lavora esclusivamente con boscaioli, segherie e falegnami locali per far sì che i benefici economici e sociali del progetto possano ricadere direttamente nelle aree colpite dalla tempesta.